Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Beh, prima di tutto devo darvi i miei auguri di buon anno. Spero che questo 2017 vi porterà tutto ciò che più desiderate e meritate. E speriamo che sia anche un bell'anno per Sgrammaticando. Quindi anno nuovo, video nuovo, il primo di spero tantissimi. In questo video vi vorrei parlare del verbo inciampare. Perché ho scelto questo verbo? Perché di recente Jordi di Impariamo l'Italiano ha proposto un esercizio a proposito del verbo inciampare e i commenti di chi ha provato a svolgere l'esercizio, che mi pare fosse un semplice esercizio di completamento della frase, mi hanno fatto pensare, beh, forse sarebbe interessante realizzare un video su questo verbo. Prima di tutto, che cosa significa inciampare? Significa, mentre si cammina, mettere male un piede così da cadere o quasi, perché molto spesso quando si inciampa poi alla fine non si cade proprio a terra, ma ci si salva, diciamo così. Oppure mentre si cammina, magari quando si cammina velocemente senza prestare troppa attenzione, significa anche urtare inavvertitamente un oggetto con il piede, ad esempio un sasso. È tipico camminare per strada, specialmente quando non si sta molto attenti, e inciampare in un sassolino, o ancora capita spesso di inciampare in un gradino magari basso basso che non si vede, noi non ci aspettiamo che ci sia e quindi anziché sollevare il piede per poter continuare a fare il nostro passo sul gradino, inciampiamo appunto facendo più o meno questo movimento, anzi a volte si arriva quasi a sfiorare il pavimento con la faccia. Non è da sottovalutare inciampare, perché se non si hanno i riflessi pronti può portare a una caduta che può anche farci fare male. Quando vogliamo utilizzare questo verbo dobbiamo sapere che è seguito dalla preposizione semplice in, oppure da una preposizione articolata formata in parte da in. Si dice quindi inciampare in un sasso, inciampare in qualcosa. Chiaramente il verbo inciampare è seguito dalla preposizione semplice in o da una preposizione articolata formata in parte dalla preposizione semplice in, quando si vuole specificare in che cosa si è inciampati, e non quindi quando non vogliamo specificare questo dettaglio e vogliamo ad esempio dire sono inciampato sulla strada mentre tornavo a casa. Quindi sulla strada è generico, ma se vogliamo specificare qual è stato ad esempio l'oggetto che ha causato questo nostro movimento, dobbiamo utilizzare la preposizione semplice in. Quindi sono inciampata in un sasso sulla strada per tornare a casa, o qualcosa del genere. Comunque la preposizione semplice in. Ho scelto di fare questo video perché, come vi ho accennato all'inizio, nei commenti ho letto che molti completavano la frase relativa al verbo inciampare con la preposizione semplice con. Questo perché probabilmente, anzi senza probabilmente, in altre lingue il corrispettivo del verbo inciampare viene utilizzato con la preposizione semplice con. In italiano però non è così, quindi non si dice inciampare con un sasso, ma si dice inciampare in un sasso. Questo verbo in italiano è utilizzato anche in senso figurato, ad esempio si dice inciampare in un problema, inciampare in una difficoltà. Un esempio molto banale: durante la mia carriera scolastica sono inciampata più volte in esami difficili. Questo potrebbe essere un esempio del verbo inciampare utilizzato in senso figurato. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, che vi abbia aiutato a capire meglio il senso di questo verbo, che è piuttosto utilizzato in italiano. Mi raccomando, esercitate il vostro italiano sul sito www.impariamoitaliano.com. Vi invito come sempre a iscrivervi al gruppo Facebook Impara la Lingua Italiana, a seguirmi sulla pagina Facebook Sgrammaticando e ci vediamo al prossimo video.